Il magico potere dei ricordi. In questo periodo natalizio adoro aprire i cassetti dei ricordi belli, frugarci dentro e riprendere, far rivivere quei momenti felici, quelle persone che nel passato sono state presenze importanti che hanno reso ricca e bella la mia vita. Sicuramente per essere centrati, felici ed equilibrati è bene essere con la mente sempre nel presente, però possiamo utilizzare il nostro passato e il nostro pensiero verso il futuro anche in modo positivo, appunto riprendendo quello che di bello abbiamo vissuto per ciò che riguarda il passato e quello che aspettiamo con gioia avverrà nel futuro, proprio come avviene nel magico momento di queste festività natalizie. Quindi, al di là di quelli che sono i discorsi mindfulness e soprattutto dire il vero nei discorsi mindfulness, è bene prendere questo passato e questo futuro in modo positivo. Io ho tanti bei ricordi, veramente tantissimi, che ripasso e rafforzo anche per indebolire, affievolire e sbiadire sempre più quello che invece nella mia vita è stato negativo, deleterio, distruttivo. E se abbiamo questa volontà di ricerca del bello nel nostro passato, ci renderemo conto che nonostante tutto la nostra vita è stata felice e può continuare ad esserlo, perché dipende dal nostro modo di vedere la vita, la realtà, il nostro modo di gestire i nostri pensieri e le nostre emozioni. È bene trattare il nostro passato come una sorta di scrigno prezioso in cui contenere i nostri ricordi più belli, che fanno da grande sostegno emotivo e psicologico per il nostro presente. Io ho tantissimi bei ricordi, soprattutto legati alle serate autunnali, invernali, anche della prima primavera, in cui in casa si accendeva il camino. Questo camino che era l'unica luce della stanza, volutamente, perché in famiglia adoravamo stare accanto al fuoco in silenzio, guardare le fiamme, ad osservarci nella penombra e a fare delle chiacchierate in cui affetto e bei pensieri erano l'abbraccio continuo delle serate. Molte ansie che abbiamo nel nostro presente hanno radici nel passato, perché magari abbiamo vissuto cose brutte, negative, e quindi siamo lì a soffrire ancora nel presente per ciò che è accaduto. Ma cerchiamo con la gomma dei bei ricordi di cancellare quello che di brutto è stato, o meglio, quello che è stato non lo possiamo cambiare, però possiamo metterlo veramente in secondo piano e mettere in primo piano le cose belle. Prendiamo anche delle cose brutte, il fatto che siano state delle cose che ci hanno insegnato qualcosa di valido, qualcosa che ci può servire per il presente e per vivere meglio la nostra vita. Quindi prendiamo del brutto le lezioni e del bello il sorriso e la gioia che sarà a raddoppiare quella che viviamo nel momento presente. Se pensiamo male il nostro passato, avremo magari sensi di colpa, oppure avremo della rabbia per il male che abbiamo subito, o altre situazioni di angoscia, di negatività. Tutti abbiamo una vita che non si può dire perfetta, tutti abbiamo i momenti di cadute, tutti abbiamo i momenti tristi, tutti abbiamo anche delle responsabilità sul male che è stato o sul male che abbiamo subito. Ci può venire quindi dell'angoscia, della rabbia, ma lasciamo stare tutto.
tutto ciò che non contribuisce al nostro sorriso. Anche a me alcune volte è capitato di avere avuto della rabbia, del rancore per qualcuno e mi sono resa conto che avere dei discorsi e dei pensieri ripetuti verso ciò che è stato negativo nella nostra vita non fa che accrescere la negatività di determinate persone, di determinate situazioni e anche di nostri errori che magari ci fanno perdere l'autostima. Lasciamo stare tutto ciò perché per fortuna è passato, ecco, e pensiamo invece alle cose belle che poi possiamo anche vivere nel futuro oltre che nel presente. Prepariamo nel nostro presente il bello del momento e il bello anche di quello che verrà. Quindi trattiamo la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro modo di gestire i nostri impegni come una continua fonte di energia da dare e da donarci. Quindi sentiamoci sempre con uno spirito di bontà natalizia. Non abbandoniamo questo spirito gioioso dopo queste festività. Cerchiamo di assorbire al massimo la magia del Natale e non come una semplice immersione in una fiaba, ma come un serbatoio di bellezza e di gioia anche ingenua per fortificarci e per far sì che la bellezza festosa sia sempre con noi anche dopo la fine di queste festività. Il magico potere dei ricordi positivi ci aiuta tantissimo a cambiare il rapporto problematico che abbiamo con il passato, al punto da far sì che il nostro presente sia migliore, sia positivo, sia ricco di quelle giuste ed equilibrate speranze che ci fanno vivere sempre tutto l'anno con quel gioioso spirito che è tipico del clima natalizio. Infatti, se riuscissimo sempre tutto l'anno ad avere la gioia del fare del presente accompagnata dalla entusiastica attesa dei momenti di festa di tutto questo periodo, saremmo veramente molto molto più positivi, sereni e felici. Quindi cerchiamo di utilizzare questo periodo per fortificare le nostre fonti di felicità, di serenità e di pensieri belli. Cerchiamo una buona volta di sospendere questo continuo giudizio che abbiamo nei nostri confronti e degli altri. Cerchiamo di avere compassione positiva per noi stessi riguardo ai nostri errori, riguardo ai nostri limiti, e così facciamo con gli altri. Ecco, se abbiamo questo modo di concepire la vita e il modo di vivere e di pensare sia nei riguardi di noi stessi che degli altri, tutto andrà meglio, ne avrà giovamento non soltanto il nostro umore, ma soprattutto anche le nostre azioni saranno guidate da una mente più lucida, più serena e quindi più in grado di vivere la vita in modo positivo, costruttivo, sempre all'insegna dell'entusiasmo. Se viviamo male il passato e se ci proiettiamo male nel futuro, sensi di colpa e vergogna possono essere tra i compagni dei nostri pensieri che ci potrebbero far avere dei cali di autostima, ci potrebbero caricare di rabbia, di angoscia, di insoddisfazione e proiettare tutto ciò anche sugli altri, magari poi
guastando anche i rapporti, sia essi familiari, lavorativi e di qualsiasi altro genere, anche soltanto di semplice amicizia. Quindi dobbiamo avere veramente tanta tanta cura nel cercare il bello in ogni pensiero, e sospendiamolo questo giudizio, veramente sospendiamolo, perché ultimamente mi è capitato di constatare come questo continuo giudizio sulle cose, sulle persone, sia assolutamente deleterio, che mette dei muri anche tra persone che si amano e si vogliono bene. La qualità dei pensieri è fondamentale per riuscire poi a vivere serenamente e anche a far vivere ogni forma d'amore e d'affetto. Cerchiamo quindi di vivere le nostre giornate all'insegna della consapevolezza e del pensiero libero, privo dei giudizi e anche dei pregiudizi. Se riusciamo ad avere un rapporto equilibrato con il passato e con il futuro, maggiormente saremo equilibrati nel vivere il nostro presente, un presente che deve essere vissuto all'insegna della consapevolezza e del pensiero libero, un pensiero quindi privo di pregiudizi e di pensieri giudicanti nei confronti di noi stessi e degli altri, che tanto ci rovinano e ci limitano la vita, e soprattutto ci fanno anche essere meno attenti a ciò che viviamo, a ciò che è la realtà del nostro qui e ora. Un gioco bellissimo che si può fare in questo periodo natalizio, al di là della ricerca nel passato, come detto prima, dei pensieri, dei ricordi più belli, è quello di andare a zonzo con attenzione meticolosa sui particolari. È una ginnastica mentale molto bella, rilassante, che io per esempio ultimamente ho fatto anche quando sono andata in giro per i mercatini di Natale. Mi sono concentrata così tanto sui vari oggetti in vendita, sui volti delle persone, sulle persone che passavano, ma solo come fossi una macchina fotografica, una videocamera a rallentatore che punta e zoom sui particolari senza giudizio, ma con il pensiero gioioso di trovare bellezza, colore e armonia, senza altro fare. Questo modo di guardare la realtà attraverso i dettagli ci aiuta a concentrarci al massimo, ci aiuta a avere anche uno sguardo più bello, più limpido, più libero nel presente, e aiuterà sicuramente la nostra creatività a risolvere quelle che sono le prove della vita, i problemi e le situazioni che dobbiamo sempre prendere come delle opportunità per migliorarci. Questo concentrarci e centrarci sui dettagli e sul momento presente ci aiuterà anche ad avere un occhio più analitico, attento e preciso nei riguardi delle nostre inclinazioni, delle nostre abitudini e di come fare per migliorarci da tutti i punti di vista. Spero con questo video di esservi stata utile e di avervi fatto buona compagnia. Se così fosse, vi chiedo di mettere un bel like e iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. E adesso vi saluto augurandovi sorrisi, serenità e buoni pensieri. Ciao!